che si è sposata. Amy andrà in Europa. E ora che sei diplomato, tu partirai per una lunga vacanza. Io non sono buona come Beth. Sono arrabbiata e delusa. Non sei obbligata a restare qui, Jo. Fuggiamo e uniamoci a una nave pirata. No, no. È inutile negarlo, Jo. Ti dobbiamo prego, parlare. No, no, Teddy. Ti amo dal primo giorno in cui ti ho vista, Jo. È più forte di me. E ogni volta che ho provato a dirtelo, tu mi hai fermato, no. Ma adesso devi ascoltarmi e darmi una risposta, perché non posso più andare avanti Teddy, così. Teddy, ti prego, smetti. Ho rinunciato al biliardo, a tutto quello che non ti piaceva, e mi va bene. Ho aspettato e non mi sono mai lamentato, perché io... Perché credevo che tu mi amassi, Jo. Senti, so di non essere alla tua altezza e nemmeno un grande uomo, sbagli, certo che lo sei, tu sei fin troppo giusto per me. Io sono grata di conoscerti e molto fiera di te, e solo... Non so perché, ma non riesco ad amarti come vorresti tu. Non so perché. Non puoi? No. Non ci riesco. Non riesco a cambiare i miei sentimenti, Mentirei se dicessi il contrario. Teddy, mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, ma non posso farci niente. Io non posso amare nessun'altra, Jo. Io amo... Sarebbe un disastro se io e te ci sposassimo, capisci? Non sarebbe un disastro. Non saremmo felici. No, Jo. Sarei un marito perfetto. Non ci riesco, ci ho provato, ne è stato un fiasco. Perché se lo aspettano tutti, allora? Perché la tua famiglia e mio nonno se lo aspettano? Perché dici così? Di sì. E ti prometto che noi saremo felici. Non sarei sincera se te lo dicessi, e per questo non te lo dirò affatto. Un giorno ti renderai conto che avevo ragione e mi ringrazierai. Preferisco impiccarmi che accettare questo, Jo. Teddy! Molto meglio morire. Teddy, non dire così! Teddy! Ascolta, tu un giorno troverai una donna incantevole e bellissima che ti amerà e ti adorerà e che sarà la donna perfetta per la tua casa perfetta. Io non lo sarei, lo capisci? Sì, che lo saresti. Guardami, sono sciatta, trascurata e disgraziata, e alla fine ti vergogneresti di me. Jo. E litigheremmo come stiamo già facendo adesso. Io odierei l'alta società e tu i miei scarabocchi, e saremmo molto infelici e vorremmo tornare indietro e sarebbe orrendo. C'è qualcos'altro? No, non c'è altro. D'accordo. Tranne che... Teddy, io non penso che vorrò mai sposarmi. Io sono contenta così. Tengo troppo la mia libertà per poterla mettere da parte. Su questo ti sbaglio. No. Secondo me ti sposerai e troverai altri amori e li vivrai con tutta l'anima, perché lo so, è così che sei fatta. E io guarderò.